Ciao a tutti, bentornati e bentornate sul canale. Nel video di oggi vi parlerò di tre metodi di fusione, che semplicemente sono degli effetti che vengono utilizzati all'interno del mondo del video editing per fondere insieme diverse clip. Tutti questi metodi di fusione hanno effetti differenti e anche nomi differenti. In questo video appunto ne vediamo tre, poi se volete approfondire il concetto di cosa sono i metodi di fusione, quando utilizzarli e vederne altri tre, allora vi lascio in descrizione e alla fine del video un video di approfondimento sempre fatto con Filmora che trovate però sul mio canale, ok? Quindi guardate prima questo e poi dopo approfondite. Cominciamo quindi. Metodo di fusione è un effetto appunto utilizzato in diverse occasioni, quindi in produzioni video di alto livello come il cinema, ma anche sui social. E a cosa serve? Serve per mettere insieme e cambiare anche radicalmente l'aspetto dei nostri video. Ce ne sono di diversi, come vi ho accennato poco fa, vediamone tre. Vedremo i metodi di fusione schermo colore, il metodo di fusione moltiplica e il metodo di fusione brucia lineare. Cominciamo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. Iniziamo con il metodo di colore schermo colore. Vediamo come può essere utilizzato. Molto bene, cominciamo con il primo esempio, ovvero l'effetto bagliore con il metodo di fusione schermo colore. Importiamo la nostra clip, in questo caso una città di notte. Ora andiamo nel menu Stock Media, oppure scaricate da internet un bagliore di qualsiasi genere. In questo caso vado a digitare bagliore e ho a disposizione diverse tipologie di luci. Vado a utilizzare la luce, in questo caso questa qui, oppure qualcosa di molto più diffuso che possa andare bene con quella che è la mia inquadratura, per esempio le particelle astratte, quindi le scaricherò. Abbiamo diversi tipi di particelle, ok? Vado a trascinarla all'interno della timeline e come possiamo vedere in questo momento vado a coprire quella che è la clip della città. Ok? Perché devo trattare questa clip. Per trattare questa clip dovrò selezionarla con un clic e spostarmi sulla destra nella sezione video base. Scorro fino in basso e vado a utilizzare il metodo di... Qui sceglierò scherma colore. Ora, come possiamo vedere, saremo in grado di visualizzare la clip sottostante con anche le particelle astratte che abbiamo inserito. Se vogliamo aumentare o diminuire l'intensità delle particelle, basterà regolare l'opzione di opacità, qua sotto al metodo di fusione. Passiamo al metodo di fusione moltiplica, un metodo molto interessante che può aiutarci a cambiare il look del nostro video. Passiamo al secondo metodo, l'aggiunta di una texture con il moltiplica. Come possiamo fare? Allora, una texture nient'altro è che una trama, quindi qui possiamo andare nel menu Stock Media e cercare qualcosa come ad esempio Vintage. Una volta trovato una sorta di texture, per esempio quella del fotogramma di una vecchia foto, andiamo ad aggiungerla al progetto. Ok? E la trasciniamo sopra la nostra clip. Una volta trascinata sulla nostra clip, e qui c'è qualche rifinitura in più da dover fare, dovremo andare a utilizzare di nuovo il metodo di fusione. In questo caso sceglieremo il moltiplica. Ora, vedete che però è un po' troppo scuro. Quindi come andiamo a risolvere questo problema? Semplicemente andando a diminuire l'opacità, vedete? E poi selezioniamo la nostra clip sottostante, andiamo su colore e andiamo a aumentarne un po' l'esposizione in modo che non sia eccessivamente scurita, così come anche la luminosità. Ovviamente possiamo fare anche le regolazioni di saturazione e portare un po' la temperatura sul caldo per dare un effetto più vintage. E adesso continuiamo con il metodo di fusione brucia lineare. Seguite bene questi passaggi. Adesso andiamo ad aggiungere drammaticità a una clip. Come facciamo? In questo caso utilizzeremo una clip in bianco e nero, ma va bene qualsiasi clip dove ci siano dei contrasti abbastanza importanti da poter enfatizzare. Ora, quello che andrò a fare sarà creare un duplicato di questa clip. Quindi terrò premuto Option oppure Alt su Windows e andrò a scorrere con il mouse, duplicando la clip.
Adesso che abbiamo duplicato la clip, le clip sono uguali e sono perfettamente sincronizzate come potete vedere, quindi non abbiamo delle sfasature, selezioniamo la clip che si trova nel livello superiore. Selezionata questa clip, scegliamo l'opzione modalità diffusione e andiamo a utilizzare l'opzione scurisci. E andiamo a utilizzare l'opzione bruciatura lineare. Questo sarà il risultato, che anche qui potremo andare a regolare con l'opacità per renderlo un po' meno efficace. Ma se noi andiamo a attivare o disattivare l'interruttore della composizione, vedremo come questo cambia notevolmente l'impatto del contrasto e della drammaticità di un'immagine. Quindi basterà eseguire questa operazione. Una volta terminato, possiamo selezionare le due clip per fare più ordine e utilizzare la clip composta, che andrà a raggruppare con l'opzione raggruppa o command G o control G la nostra clip in una clip sola, in modo da avere una timeline più ordinata ma con la clip già modificata. Ora, se qua sotto volete lasciare un commento su che cosa vi piacerebbe approfondire sia sul mio canale sia sul canale ufficiale di Filmora, allora fatelo, così noi ci adoperiamo e iniziamo a registrare gli argomenti che ci chiederete di più. Vi ricordo appunto che se volete approfondire i metodi di fusione c'è un video dedicato che è appena uscito, lo trovate qui. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. A presto!